Ciao Phil! Ciao, è la casa dei TikToker. No, qua non vogliamo tappeti. Ciao! Ciao. Non devi arrivare tipo alle 8 e mezza. È l'una. Ora io mi prendo Flo e gli facciamo vedere come fa le cose Flo in the house. Va dai, dammi un bene. piatto. Lo rompi, devi almeno 2 set. Flo! Flo! Aspetta, Flo, aspetta! Sono più un TikToker. Come fa a dormire ancora? Ciao bro, ciao ragazzi. Ciao, buongiorno. Che sei un piatto. Routine, cioè. Io come vado? Bello vecchio. Bello bagno, bagno, Posso toccarlo o ci avete cagato sopra? Ci va. Congiunto. Poi invece lo vuoi alzare? Di uno? Lo alzi di uno. Perché è difficile tirarlo su. Ah, pure quello per la cacca. Esatto, poi ti siedi, fai la cacca, schiacci questo qua. E hai lo spruzzettino che ti pulisce il culettino. Ora vedrai come si fa un TikTok. Ci sono tre cose fondamentali, è difficile da ricordarti. Leva il telefono. Intanto? Regola numero uno. Serve il telefono. Ce l'ho. Regola numero due, trova un posto dove mettere il telefono. Guarda, ma lì è perfetto. Oh, grande! E terza e ultima cosa che devi fare, cliccare. Ho capito. E poi lo fai. Fallo. Aspetta che lo chiamo. Ah, così? E poi così? Oh, quello ce l'hai, eh! Ora dobbiamo farlo il più seriamente possibile. Vai verso dietro! È stata un'esperienza indimenticabile. Stiamo andando al supermercato e visto che oggi è il nostro turno, cucineremo a tutti la mia dieta. Quindi andiamo a zona Buenos Aires e cerchiamo di arrivare sani e salvi. Bellissima, sì! L'amo un sacco! 150 grammi di petto di tacchino. Non so neanche come ha fatto il tacchino. Una zucchina a testa, quindi 8. No, zio, non si fa così. Come? Aurk. Poi abbiamo un cucchiaino di olio e un grammo di sale. Va bene, cucciolo. La Nutella c'è o... Wow! Non passare, io faccio il pollo e tu tagli le zucchine. Zucchine. Vanno sciacquate, credo. Sì. Non sono capace a tagliarle. È pronto! Non i pan di stelle, dentro lì c'è il pollo. Ci siamo, ragazzi. Dovremmo sempre invitare un ospite in casa. Chi vuole cucinare loro? Pranzetto fatto. Quindi adesso andiamo a fare Waypole. Spettacolo. Certo. Davide, prima volta che vedi tra Phil? Sì. Buona fortuna. Porca c***a. Phil? Aiuto? Dai che mi arrestano. Mamma mia. 12 seconds later. Ti ho schiantato in faccia. Arrivati lì dello scalo. Abbiamo prenotato una lezione dalle 4 alle 5. Phil, obiettivo? Ci lanciamo dal più grande e finiamo di testa. Siamo arrivati al momento saliente del video. Bello! Bravo! Ma che... Bravissimo! Bravissimo! Ma sei fortissimo, eh! Voglio una mano sul busto. Anche il busto. La gamba dietro sta ferma, quella davanti si stende. Devo ammettere, l'ho già fatto. Ora devi fare questo qua, eh. No! No! Bravissimo, ragazzi. Veramente bravo. Ora però devi fare quello. La pista pro. La pista pro, bravo. No! Come è stato? Raga, fighissimo. Cioè, esperienza. Mi sono un po'. Però bello. Simo, cosa fai? Cosa stai facendo? Ci siamo dimenticati di pulire stamattina. Ma sai cosa facciamo adesso, vero? Dato che stamattina hai provato a impennare la motina, te lo insegno nella maniera giusta, non io, un mio amico che lo sa fare bene, io sono incapace, a San Siro, strada chiusa, così impari e sai come gestirla. E allora, a San Siro. Prendiamo tutti e andiamo a San Siro. Tu vai dietro di Phil. Phil è famoso perché impenna. Non è vero, ma sì, non sei è famoso vero, perché ma impenna. Non è vero, sì, invece. Vero. No, quello che impenna. Io ti faccio togliere la patente da mio padre, perciò vedi tu. Ah, suo padre carabiniere. Ah, è... Fa niente, scherzavamo. Io ho la di tenersi però, se devi toccare.
devi insegnarmi a impennare. Va bene, facciamolo, facciamolo. Semplicissimo, vedi, noi adesso siamo sui 2000 giri. Tiri, tiri la frizione e tieni sempre più di gas. Vedi che sono a 4000. Okay. Se io la mollo di colpo, vedi che ti dà. Ok. Tu questo devi fare, imparare a sfrizionare. Una volta che sfrizioni, lei si solleva un po' e noi freniamo. Cioè io faccio. E poi freni. Ma mettiamo in seconda che è una marcia più alta e quindi è più bassa di giri. E in automatico è più morbida. Vedi che. Ah, ma cioè, quindi posso anche andare a 20 all'ora. Sì, sì, e lei si solleva. Ok. Sfrizionata, l'ho capita. Ora per alzarla. Dai un filo di più in gas. Non freni, ma come vedi che ti sta arrivando su. Pa, pestone. Se no zio, vai dietro, occhio. Meccanismo ha detto che l'ho capito. Sì, ci siamo. Ora siamo due minuti di pausa. Aspetta, aspetta. E poi alzo i giri. Come mai? Perché tipo quando vado non riesco. Quando invece sto fermo e parto in seconda riesco. Perché deve essere da fermo. Da fermo, cioè, è più facile. Tu devi stare da fermo e quando sfrizioni così devi andare fermo. Ecco qua, Simo adesso ha detto: non sono soddisfatto della giornata, voglio almeno alzarla. La prima e fai piano e poi dalla manata. Già lo sa, vedrai. E si vede che questa la sta già in finna. Sì, ma sei pazzo? Perché? Sì, quasi totalmente. Hai preso, ma ma perché con questa qua, Dio santo? È un'altra cosa. L'unica cosa che non devi fare mai più è l'ultima. Cioè? Che hai dato gas e poi hai tenuto il filo. Se fai così. Sei quasi morto. Se questo video arriva a 3 like, Simone gratta il K di Phil. Allora, io e il mio maestro abbiamo constatato che sono veramente scarso. È il primo giorno, raga. Quindi tranquilli. Andrà meglio. Io so che ha potenziale questo ragazzo. Credo in lui e ce la farà. Però dai, con quella di Phil almeno. Dai, qualcosina è fatto. Grazie al mio maestro che ci rivediamo. No, minchia, allenati cazzo. E poi ti voglio rivedere e mi fai sapere. Sì, se mi rivedi. Grazie per avermi ceduto la tua moto. Niente, che non ti ho ancora rotta dopo tutte queste volte. Il video è finito. Mi mando un bacione e ci vediamo se riesco a editare questo video. E se non uscirà come dice lui, tra 6 mesi. Un bacione. Ciao ragazzi.